Quella santa di mia moglie ha pensato di farmi un regalo a sorpresa per il mio compleanno, senza darmi nessuna informazione. Siamo finiti a Tabbiano Terme, una splendida città turistica nel bel mezzo del preapennino parmense. Da qui sono finito a pescare delle stupende fariogelane a Santa Maria del Taro, catturando anche un incredibile ibrido. Incredibile perché qui non è di certo l'erale della Marmorata. Un ringraziamento va sicuramente all'associazione I Cavalieri del Fiume, che gestisce il bacino di Santa Maria, un gruppo di ragazzi e ragazze giovani e pieni di energia e voglia di fare. Ma avevo una domanda che mi ronzava ancora in testa. Come mai quella santa di mia moglie ha scelto un hotel a più di 100 km di distanza dalla zona in cui avrei pescato? E dopo il momento turismo, non dimentichiamo che è il mio compleanno. Un soffio sulle candeline ed ecco palesarsi il mio regalo. E lui, il Robocop della pesca al bass, Luca Quintavalla. Devo dire che è la prima volta che per il mio compleanno mi regalano un uomo. E che uomo! Paola di nascosto con il buon Valerio Morini, detto il sommo per gli amici, sapendo che non avevo mai pescato un bass in vita mia, mi ha regalato un masterclass con un vero fuori classe. Armato di tanta buona volontà, inizio quindi questa nuova avventura in un laghetto della zona, ma c'è subito qualche cosa che non va. Ma come si pesca un bass? Luca, aiuto! Oh, l'ho sentito! Ma va là. L'ho sentito, Luca! Ancora! Tiragli in testa! Ma va là, non è mica un basso! Sono le farfalle! È una farfalla! Il Luca Lago è un posto incredibile, pescabile sia da riva che da natante, pieno di hotspot per il bass. Ci sono rami sommersi, sparsi un po' ovunque, c'è una bella isoletta centrale che, come dice il buon Luca, paga sempre, e ci sono belle cover dentro i canneti da affrontare a Texas. C'è insomma un po' di tutto, una vera e propria palestra. Ma i bass ci saranno? Comincio a pescare e la mia prima sfida è a popper. Ok, ce la posso fare, so come funziona. Lancio e inizio a popperare come se non ci fosse un domani. Luca mi guarda incredulo e mi chiede cosa stessi facendo. Per la pesca al bass, con acqua calma, assenza di vento e caldo bestiale come oggi, è meglio lanciare il popper e lasciarlo fermo, dando ogni tanto qualche colpetto di richiamo. Per me, abituato a pescare in mare è una cosa anomala. Rimango basito, ma ovviamente Luca mi convalida immediatamente la sua spiegazione. Il cacciatore di nani! In realtà quelli grossi li sto lasciando a te. Vabbè, dai, insomma. In realtà quelli grossi li sto lasciando a te. Solo pacchetto compleanno, va bene. Cioè, mi stai lasciando quelli grossi, però io non li prendo. Questo è un po' sostanzialmente. Belli, era carino. L'ha preso lì sotto. Con il mio frullino, eh? Il frullino. Quando me lo guardi, come cos'è quella schifezza lì, eh? Pure. E poi tutti si aspettano sempre che io lo recupero così. Invece così spaventa i tempi. Pensa a te. C'è un po' di vento, non li spaventa, li richiama. Ma cioè, te questo qua te lo recuperi così, come frulla bene. Bella scia che fa. Il frullatore. Dopo i primi pesci catturati a popper, Luca decide di iniziarmi alla pesca con l'innesco a Texas, una tecnica che permette di pescare anche all'interno di cover molto fitte. Perché non ripreso,
Luca ha spezzato purtroppo un bus da paura. D'altronde se lancio un bus dentro il canneto sì. con 5 libre sì, non è che abbiamo tanta possibilità. È tanto colpa del pesce, il pesce fa quello che può. Neanche il filo poverino, non è che è colpa del filo. È un 5 libre. È il pescatore che osa. Osa dove gli altri. Roba qua. Perché adesso stiamo pescando lì dentro. La semplicità con cui Luca riesce a lanciare e ad entrare con precisione chirurgica all'interno di cover intricate mi fa credere di poterci arrivare anche io. Ma no, io ho la mira di un proteo e quindi è meglio che lasci stare per il momento. Ho capito la tecnica, ma ho bisogno di allenarmi molto di più per riuscire a fare lanci così specifici. Dovete sapere che molti anni fa il buon Capitan Sitch aveva tentato più volte di portarmi a pesca di bass. Aveva una vera e propria fissa. Quando l'ho conosciuto, infatti, si era inventato il soprannome di Bass Terror. Ora, vuoi perché in Friuli il bass non è poi così presente? Vuoi perché i nostri spot sono senza pesce? Vuoi perché eravamo dei completi ignoranti in materia? Ma sti bass non volevano saperne di venire fuori dall'acqua. Fai il limbo! Aspetta! Fai il limbo! Ed è proprio lì che è nato il nome Gudo Terror. Un giorno, infatti, perculando Sitch e i nostri cappotti a bass, è venuta fuori una frase del tipo: ma che bass terror! Al massimo tu puoi essere il terrore dei Gudi! Quella è stata la genesi del nome Gudo Terror. Il gudo, infatti, nel nostro dialetto è il ghiozzo, il pesce più stupido, quello che anche un bambino può catturare, diversamente dai bass che si facevano pregare un po' troppo. Da lì anche l'idea di quella santa di mia moglie di farmi questo stupendo regalo. Ma bando alle ciance e torniamo dal buon Luca. La mattina prosegue blanda, il caldo aumenta sempre di più e i bass non vogliono collaborare a galla. Così Luca mi svela il secondo trucchetto, Bass Walkie. È una tecnica molto minimalista, consiste in un amo, piombato o meno, con innescato un vermone finto a metà. Il modo di animare quest'esca dipende un po' dall'attività del pesce in generale. Se sono più attivi, basterà lasciare scendere l'esca in modo naturale nel sottoriva. In caso contrario, se sono più apatici, animiamo l'esca più o meno freneticamente in modo da scatenare il loro attacco. Beh, che dire, la giornata cambia radicalmente. Abbiamo trovato quello che funziona ed ecco finalmente che anch'io inizio a fare le mie prime catture. Però ancora lì, aspetta, ci crede ancora. Non ci posso credere! Non ci posso credere, gli ha dato di nuovo! Questo... Eh? No, però... Prendilo bene quel pesce! Oh! Oh, finalmente. Fish on! Finalmente! Finalmente un altro pesce! Finalmente, no, beh, insomma, questo è... non suicida, eh! Questo suicida! Questo stava guardando sotto il tubo là cosa scendeva. Gli ho tirato il vermone del nostro amico Luca, ha dato, l'ho preso, l'ho perso, gli ho tirato di nuovo sulla testa e sto pirla ha mangiato di nuovo. Che ci vuoi fare? Un pirla. È un boccalone. Da me, sei proprio un pirla. È un boccalone. Dunque, ciao pirlone. È un boccalone. We'll be right back.
Ma che spettacolo, che pescata da ricordare. Luca è davvero un fuoriclasse, con poche dritte, ma quelle giuste, è riuscito a farmi catturare un bel po' di bass, anche se non ne avevo mai pescati. Poi, mai pescati, mai catturati. Qualche volta avevo anche provato, ma sbagliavo praticamente tutto e quindi non prendevo mai niente. Esatto. La nostra giornata è quasi finita, il caldo ci sta ormai opprimendo, ma come non fare il solito ultimo lancio? Se... Attenzione Luca che... Qui a galla devono mangiare, sul periodo. Oh, oh. Però non mi spiego perché stamattina no e adesso sì, che sono le 10. Brutto non è. Il mitico frullino del Quinta non perdona. Ed ecco qui, l'ultimo bel pesce di una giornata stupenda. Questo è proprio ciccione. Ho fatto una mangiatina. Eh beh, questa è caruccia, eh. Ale. Via. Bel attacco, non... Ma plip, quello giusto. Quello giusto da restarci attaccato. Basta, è stata una figata. Io ti devo ringraziare. Cioè, è andata bene, no? È andata bene. Sono divertiti. Qualche pesce pure mangiato, anche bellino, no? Ma hai visto che roba, cioè? Incredibile. È incredibile. Allora ci sono i pesci. Ma la cosa incredibile è che ho preso anch'io. Solo il Morino li prende. Ustia. Questa però potrebbe essere vera. No, quella è verissima. Salutato e ringraziato il mitico Luca, la nostra vacanza regalo è finita. Ma c'è ancora un'ultima tappa a sorpresa. Di cosa mai si tratterà? Bene Paola, in che cosa consiste dunque il mio ultimo regalo? Dove mi hai portato? A Fidenza siamo. Dove? Dillo dove siamo. A fare un po' di shopping. No, dove? Nell'outlet village. No. Ora, chi mi conosce sa quanto io odio lo shopping e soprattutto gli outlet. Ma dopo un regalo del genere, come potevo non accontentarlo? Cioè, qui è tipo... Lasciate ogni speranza voi che entrate. Entriamo in questo santuario dello spendi-spendi. Qui il lusso si spreca. Le più famose griffe qui hanno eretto i propri templi per il culto del design d'autore. Ma chi è Ermenegildo Zegna? Paola sembra molto a suo agio e parte subito con il carico di briscola. Prepara il bancomat. La carta di credito, bancomat, qualsiasi cosa. Mamma e figlia entrano subito in armonia quando si inizia a parlare di scarpe. Scarpe. Ma tanto poi alla fine si sa che la carta di credito la tira fuori sempre papà. Ah, cosa non si fa per amore? Siamo qui con Andrea e con Elisa. Allora, loro oggi tenteranno di farmi di nuovo pescare un bass, perché così mi è venuta questa voglia particolare di bass dopo aver conosciuto il grande Luca Quitavalla, che tutti osanniamo, e dopo aver pescato i bass con lui mi è rimasta quella voglia, come dire, no? Un po' così, ecco, ancora da soddisfare. Voi dovete sapere che fra i due qui che mi ospitano è Elisa quella malata di pesca. Lui è un povero disgraziato che insomma gli tocca andare perché la ragazza glielo chiede. Però in realtà è lei, quella... Ebbene sì. Ebbene sì, sei tu. Elisa e Andrea sono una coppia adorabile. Elisa è un'appassionata di pesca, Andrea è un garista, ma di mountain bike. Mi hanno invitato ad un'uscita di pesca in un lago molto conosciuto per la pesca al bass. Canotto, spinning, bass, pace e relax. Come avrei potuto dire di no? Comincio a pescare come dal buon Luca, a popper. Ma ora sì, ora funziona. Ho fatto esattamente quello che mi ha detto Luca. Ho lanciato, ho lasciato fermo, un colpettino di richiamo e sbam! Purtroppo però uno dei canotti perdeva aria, per cui ho deciso di pescare io da riva e di lasciare amoreggiare tranquillamente Elisa ed Andrea. Le rive sono molto intricate e decido di batterle a uochi. Finalmente, la mia rivincita con i bass era iniziata. Thank you.
finalmente inizio a scoprire anch'io questo particolare tipo di pesca, dedicata ad un'unica preda. Una preda scaltra, lunatica, ma capace di esplodere in attacchi, fughe e salti spettacolari. Un grazie a Elisa e Andrea, perché ho passato un'altra giornata di pesca all'insegna del divertimento con dei cari amici e grazie ai consigli di Luca Quintavalla ho finalmente scappottato con questo pesce. Ora però voglio togliermi un ultimo sfizio, io e il capitano, di nuovo nel nostro spot da cappotti estremi, alla ricerca di un'ultima rivincita.